Ok, cominciamo con l'intervista, signore e signori. Nome? Alessandro. Cristiano. Torneo che avete vinto? Tour italiano. TGC italiano. Cosa pensate del gioco di Keyforge? A mio parere è veramente una gallina dalle uova d'oro in mano a FFD e penso proprio che potrà anche guagliare Magic nel futuro. Sì, anch'io sono d'accordo, secondo me ha delle grandi novità rispetto al Magic, un po' di vento di freschezza anche, su un gioco abbastanza nuovo, meccaniche molto interessanti, quindi avrà, io spero che abbia veramente un grande futuro. Cosa ne pensate della nuova espansione? A me piace molto e mi sembra veramente più forte di Age of Ascension, quindi mi aspetto veramente grandi cose. Io ho guardato un po' di spoiler, sicuramente mi sembra più interessante rispetto a Age of Ascension. Non credo che sarà più forte di Kota, questo non ho qualche dubbio. Ci sono tantissime iterazioni, quindi molto divertimento, questo sicuro. Sarà più difficile trovare mazzi estremamente competitivi, ci saranno forse più mazzi buoni in giro, ecco, e anche più mazzi meno buoni, ecco. O uno o l'altro, a seconda di come si incastrano le carte. Quando c'è troppe sinergie, questo è il rischio. Casa preferita? Qua è difficile, mi piacciono tutte, ognuna alla sua funzione, direi Ombre. Però direi, ecco, così a prima acchito direi Logos, ecco, mi piace molto Logos. Cosa ne pensate dei due tornei che avete vinto e come vi siete sentiti, diciamo, in gioco e se vi aspettavate di vincere, preparazione? Allora, diciamo che non mi aspettavo così tanta gente al World Tour a giugno e infatti mi ha molto sorpreso. Diciamo che il mazzo lo gioco da gennaio, quindi lo conosco molto bene. Pensavo di fare un buon risultato, ma non di arrivare più in finale, addirittura vincere. Per me è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuto molto. Sono venuto con l'idea che volevo fare un risultato sicuramente migliore di quello che avevo fatto al World Tour. E non ho avuto molto modo di provare alcuni mazzi, perché per esempio Yolanda, questo qua mi è arrivato forse la settimana prima di Modena Nerd, quindi ecco, cioè, non l'avevo mai giocato, ho giocato un paio di volte su The Crucible e niente, sono molto contento, mi è piaciuto, è stato un torneo sicuramente interessante, 250 persone, ecco, nemmeno a me, cioè a Magic avevo fatto solamente il Grand Prix di Firenze, che eravamo qualche migliaio. Però tornei così grossi, insomma, non se ne vedevano così spesso nel 94, quando iniziate. Vi siete mai incontrati durante i due tornei a cui avete partecipato? Purtroppo no, e mi spiace perché Cristiano è veramente un ottimo giocatore e anche un buon... Sì, però non mi anticipare le domande. No, scherzo, vai pure avanti. Fondiamo le domande. E cosa pensate del vostro attuale, quello che affronterete di qui a breve? Ok. No, beh, come dicevo prima, Cristiano è un ottimo giocatore e mi sarebbe piaciuto incontrarlo anche prima, ma sfortunatamente non abbiamo avuto ancora l'occasione di giocare assieme. Sì, non abbiamo avuto la fortuna, perché io al World Tour ho fatto talmente schifo che ho mollato subito, se no magari ci si poteva... Almeno hai partecipato, io non ho potuto, ero a lavorare. Sì, vabbè ho partecipato per modo di dire, ho fatto divertire un sacco gli avversari. E anch'io mi sono divertito, poi ho smesso perché mi ero anche un po' scocciato. Invece a Modena Nerd l'avrei voluto incontrare, invece ho potuto solo assistere alla partita che ha avuto con la ragazza, verteggiato, non mi ricordo il nome, che ha giocato con te prima di giocare con me nella top. Sicuramente Alessandro è un bravissimo giocatore e vorrei incontrarlo prima o poi al prossimo torneo, magari se avessimo fortuna di vederci in finale sarebbe anche il top. Va bene, quindi siamo qui per questo, vogliamo vedervi sfidare e massacrarvi sul campo da gioco e ora passiamo a Crucible. Bene signori, siamo qui per la partita tra Ale e Cristiano. Parte Ale. Lei che mi dice, signor Bonfi, un bel forziere come prima carta è buono? Sì, soprattutto con l'azione su Bobna, un'azione che a fine turno ogni creatura distrutta guadagna un'ambra. Si sa mai, come primo turno non è male. Però anche la Ale parte veramente ignorante, no, 3 per di Cristiano. Baguardo, cavaliere devoto che guadagna più 2 forze perché è su un fianco, col baguardo al centro e il campione che cattura uno in raccolta. In gioco cattura uno, ma è stato inutile perché ovviamente non l'aveva. Sì. Qua abbiamo quella carta lì che non mi ricordo come si chiama, ti blocco la partita un secondino. Perché questa carta qua è ottima perché fa un danno al baluardo.
Cioè, io me la sono già vista 3-4 volte la partita, perché la sua memoria all'inizio. E dato che non muore, gli scarta la caverna urlante, che è una delle basi della strategia del mazzo di Ursula. Io non conosco del mazzo. È un mazzo hyper contro. Allora, questo, quello di Ale, ovviamente, è quello del Voltur. Quello di Cristiano è uno dei più. Del suo più tematico. Del suo. Del, di quello, diciamo, più tematico. Che è Ursula, cioè un super control che ti permette di bloccare l'avversario fino a 6 turni di fila. Ok, quindi lui ha giocato inibitore e ha inflitto i danni al baguardo e ha scartato una carta. Poi dopo gioca lo Schuller che... Ah, richiama Diz, gioca Schuller che non ruba niente. Vabbè, già fatto, ha giocato quella là sopra, poi gioca Schuller, non succede nulla. E prende un'amba e quindi... Giusto per avere un 5. Chiama Sanctum, raccoglie 3 mi sembra. Sì. Raccoglie 3, sì. E mette giù un... Sequis si chiama. Sequis. Che raccolto, dice raccolto cattura 1, che è fastidioso. Abbastanza. E adesso tocca di nuovo al nostro campione. No, Ombra. Non l'ha messo a sinistra perché... Eh no, vabbè, il campione deve prendere più forza. Casa attiva Ombre, vediamo cosa succede. Ah, hai dentro. Archivia 1. Quindi archivia una carta e prende un'ambrina. Ed è già 2. Esatto. L'ambra va sempre bene, mentre Ale ha 3. Mentre Cristiano... Speciale, quindi puoi infliggere 3 danni a una creatura sul fianco e se la distrugge il prossimo turno. Ovviamente essendo andato fatto puoi curarla. Esaurito. Gioca? Non ho letto. Ah, colpo di grazia. Okay. Colpo di grazia e sega baluardo. A cui ha fatto il danno prima. Esatto. È stata un'ottima giocata. E in più mi sa... Scarica Nerina? Scarica Nerina. E scarica Nerina. Quindi a ha rimosso... ha rubato una, ha rimosso l'armatura, sai, Fish. Sì, giusto per e farle. E scarta Magda. E scarta Magda perché in questo momento... Perché sennò avrebbe rubato solo uno e si sarebbe tolto dal check da solo, diciamo. Quindi Ale termina in check con 3 carte di 3 case diverse sul campo. Guarda cosa è successo però. Logos, Cristiano lo cava subito dal check. Principio effervescente, gli dimezza le ambre e non gli fa giocare azioni. Esatto. Quindi tocca ad Ale, sì, che deve chiamare a casa e decide di chiamare. Chiama di nuovo Diz. Ricordiamo abbiamo ha uno Schuller in campo che non serve a una benemerita cippa di niente a parte raccogliere. Perché al momento non serve assolutamente. Dove si schianta non fa danno. Pensa a cosa giocare per prima. Intanto raccoglie che... No, aspetta, no, ha attaccato Sequis. Ha attaccato Sequis e utilizza la consegna speciale per rimuoverlo. Per rimuoverlo, sì, per lui pure. Ottima mossa secondo me. E Pit Demon. Quindi il demone della fossa. Demone della fossa che okay, è molto molto utile. È un da stimp. E l'imp della polvere è sempre fastidio. È un must, diciamo, in tutti i dis della prima. Doppio imp, non si sa mai che gli servano. Che poi, tra l'altro, se li utilizza per attaccare, sono una pool di 4 danni, non male. Luce accecante, mi sembra di aver letto. Esatto, stordisce tutti i dis. Ovviamente. Raccoglie. 5, non è ancora in check, ora sì. Lo usa per combattere, attacca. No. No, raccoglie di nuovo. Si porta in check, 6 ambre. Ah, sì. Si porta in check a 6 ambre. Molto semplicemente. Pensavo che ispirazione dovesse giocare, non mi serve ripristino. No, puoi utilizzare, ripristina una creatura e usala. E usala, sì. Mi sembrava combattere. È i Brobnar che ti obbligano sempre a menare qualcos'altro. Anche il campione Zekiel dei Sanctum. Anche il campione, sì, però è una creatura, non so perché. Eppure c'è anche la prova ed è una espansione castigo, mi sembra si chiami. Ripristina una creatura, usa per combattere. E infligge 2 danni ai vicini. Bene, scegliamo Ale Ombre. Ombre, giustamente, essendo a 6, Ombre della prima espansione. Per che forza fai, non gli togli tutte e 6? Beh, sono tutte e 6, buona parte. Un bel trucco dell'uccello, il buon Noddy. Che adesso il trucco dell'uccello è meno forte, ma comunque è un bel ditino lì dove non batte il sole. Perché l'ha cavata dal check e ha giocato un Noddy. Chiama Diz, Ale. Cristiano, scusate. Cristiano Diz? È inutile, ci sbagliamo. Sì. Gioca il demone guardiano. Demone guardiano molto molto fastidioso in determinate situazioni. Cura Shure da 2 danni. Mi sembra di aver letto. E li sposta su qualcuno. Su Shure. Ok. Cioè, li sposta a caso, va bene. Quindi gioca un Tenebrum, quindi perde 3, ma se viene distrutto guadagna 4 e il grado di anime. Guadagna 5, scusatemi. E ha provocazione, quindi il demone guardiano è molto ben protetto e non è una cosa da poco, fidatevi. Il demone guardiano può essere molto fastidioso perché gestire continuamente ogni turno 2 danni, oltre a prendere l'ambra, è molto 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 comodo. Adesso tocca di nuovo al nostro campione Vultura. Scusate, Vultura. Abbiamo detto gli ha spostati da Shura e ha ucciso Noddy col demone guardiano. Sì, ha ucciso Noddy, scusate.
ci siamo dormiti una piccola cosa. Comunque sì, si è cavato dalle balle. No, come vi ho detto, è comodo anche per questo, perché non sono prevenibili da quasi niente. Cioè sono dall'armatura sì, ma dall'illusione no. Quindi, perché sono danni. Quindi lui raccoglie, si fa un'ambra e sega un mini cicciolo. Sì, esatto. Mi sembra di aver visto Brobnar. Mi sembra anche a me di aver intervisto Brobnar. Brobnar. Vediamo. I Brobnar. Ok, devo dirlo così, non ci posso fare niente. Esatto. Ah, prendi la carta dagli, tutte le carte dagli archivi. Gioca, sì, era uno. Il capo. Quindi può combattere con una creatura. Con ogni creatura. Sì, ogni creatura può combattere. Quindi tutte le Disa, avendo chiamato Bob, non possono combattere. Cosa utile. Teoricamente può cavargli lo stun. Sì, le stunna tutte, immagino. Cosa comoda se non fossero stunnate. Ah, però aspetta, però ricordiamo che... vabbè, qui ecco. Ah, fine dei codaldi. Vabbè, no, dritto così. Quindi prende 4 ambe per gli delle polveri. E però Cristiano prende 5 ambe dal Tenebro. Sì. Usa Fabbro, quindi ne prende altre 2 perché controlla. Altre 3 perché ne controlla più creature di lui. Però. Ah, sì, ok, sono quelle. Da. E infine gli dà. Mi sembra più 5 di forza. Più 5 forza, non puoi guardare. E gioca Capitibu Genjo. E lo destunna. Destunna Sugar, sì. Sì, perché lo, usa, no, lo devi usare per combattere. Perché? Qui ho sbagliato, scusatemi. No. Sì. No, perché c'è scritto possono combattere, ma dato che sono stunnate non possono combattere. Cioè, perché dicono che può combattere, quindi non puoi... Hanno attivato la manual mode? Sì, perché vi ricordo che Crucible non ti permette di farlo... No, cioè, non ti permette di farlo. Cioè, nelle regole puoi cavare lo stun, ma Crucible non ti permette di cavare lo stun perché dice no, devi proprio fare azione cava stun. È una questione... Che okay, gioca a bruciare le scorte, quindi... Quindi lo porta però comunque a 6. No, e non si attiva perché era a 6. Lui era 6. Era 6 precise e niente. Passa quindi così. Chiudiamo e lui però è 13 Ember. E 2 vincoli. A quali colpevoli? Ok, quindi... Prima forgiata per, tra l'altro, Cristiano, il nostro campione italiano, ricordiamo. E del Grand Championship. E però, ovviamente non, prima Ari non ha attivato lo scrigno di forza, lo scrigno di guerra, perché le creature non sono state distrutte in combattimento. E quindi era inutile. Cristiano gioca contro the Weak, quindi sta decidendo che casa far giocare a Dario il prossimo turno, e dice Diz. Lo obbliga a giocare Diz. E gioca Alzati, quindi si prende in mano tutte le sue creature Diz. Immaginiamo. Sì, perché ha scelto, vedi? Sì, sì, ha scelto Diz. Tira su tutte e questa è un'ottima mossa. Però non qui ha un piccolo, una piccola sfiga, diciamo, che ha 2 ambe. Se ne avesse avute 3 poteva giocare il Tenebru e difendere la succube. Purtroppo gli manca, esatto, gli manca un'ambra, quindi non può giocare il provocazione che gli serve per bloccare Demone Guardiano e quindi Ari forgia la prima chiave a 6. E nonostante chiama, questo ovviamente. Ha comunque 7 ambre per forgiare la prossima. Chiama ovviamente Diesel come deciso da Cristiano, per il fatto di control weak. Sicuramente segherà le gambe a succube a un 10 a quel disgraziato. Poi è lì dal secondo turno quello che non fa niente. E per fortuna che aveva quei 2 danni sopra, se no sarebbe morto con... Già, e sarebbe... Sì. Esatto, la fine dei codardi. Ecco qua. Schuller si muove, ovviamente come avevamo preventivato distrugge Succube che dà troppo fastidio come carta, non è assolutamente una carta da poter lasciare sul campo. Come... E con quella distrugge quell'altro. Ah, tentacoli del 2. Ah, quindi avendo forgiato una chiave, infligge 4 danni a tutti. Yes. Notare che lo Schuller gli rimane in vita a 1. Vai, intanto è anche il capo tipo Ranger. Un altro Schuller, va bene. E sto giro ha... No. Non ha effetto. Che cazzo ti servono le di Schuller? Scusa un attimo, smetti di giocare. Ah, ok, c'è proprio così, scambio. Control the Weak e Ari costringe Kree ad usare Sanctum. Che ricordiamo ne ha utilizzati moltissimi in questa partita. Quindi non è detto che ne abbia molti. Ha passato così. Cioè, non aveva Sanctum in mano. Non aveva neanche un Sanctum e della e seconda, chiave per la seconda chiave per sì, Ale. Ed è già a metà della terza. E ha 3 ambe, esatto. Quindi chiama ovviamente Brobnar. Brobnar! Questa volta l'ho detto diverso, se avete notato. Raccoglie? No, combatte? Raccoglie. Non lo so. No, raccolto.
Vabbè, c'è il campo tribuno, non è beh, che io avrei combattuto. Così gli toglievi l'altro non sai cosa hai in mano. Sì. Ah. Ne ha un altro. Attacco, combatte con Schuller. Sì, perché però, però il capo tribù magari ha qualcosa per tirarseli in mano e... Sì, sì, infatti è fatto bene. Ed è più comodo. Ovviamente, fight, poi... Ah, ok. Ah no, sai perché ha raccolto? Perché altrimenti con Schuller non avrebbe potuto raccogliere. Capito? Sì, perché avrebbe... Perché tanto muore, quindi non puoi combattere, non puoi usarlo. Quindi ha preferito utilizzarlo in questo modo. Ah, fight, raccoglie ovviamente. Siamo a 5 e con il forziere arriviamo a 6. Termina il turno, vediamo se l'altro ha qualcosina per riuscire a gestire la situazione. Chiama Lisa. Forse sì, vediamo un po'. Concede. Vuol dire che non aveva niente per difendersi. Prima partita vinta dal nostro campione del Voltur in maniera abbastanza easy. Vediamo, netta, diciamo. Abbastanza netta, vediamo la seconda. Va bene, seconda partita, vediamo chi comincia. Perché ovviamente Crucible... No, ovviamente vabbè, Crucible... Comincia, ovviamente comincia qui perché ha 7 carte in mano e ha linea 6. Giustamente. Però io non so contare, lei si dimentica sempre dei dettagli. Cioè, end fa parentesi 7, end fa parentesi 6. No, non so leggere allora, okay, beh, perché vede, io allora, sono analfabeta dalla nascita. Logos, orca, madre! La madre di primo turno. La madre di primo è fastidiosa, devo ammetterlo. Si chiama Ombre. Noddy. Noddy, ottimo Noddy. Noddy the Tiff. No, del ladro. C'avevo un cavallo in Minecraft, si chiamava così. Archivia una carta. Sì, archivia una carta, prende un'arma. Ghostly Hand, purtroppo. Ma già mezza chiave in primo turno. Cristiano non aveva un'arma, se no gli avrebbe fottuto pure quello. Per fortuna, perché. Contro del Wick. Subito. E decide Ombre. Per forza, Ombre, appena giocata. Giustamente. Vabbè, ha un Noddy che gli può dare un po' fastidio. Caverna urlante. Cuori colpevoli. E penso scarti. Cosa? Cosa? Penso abbia scartato questa. Non l'ha attivata. Ha scartato l'alzati. Ha scartato l'alzati. Vabbè, ovviamente ha usato Ombre come casa attiva. Per forza, perché. Poi gli può rubare uno. Vabbè, intanto. Ha sbotta Venit. Infatti. Perché cos'è? Lo lasci lì a guardare. Che fai? Te ne vedi? Coperci queste idee. Vabbè, ne ha pescate un botto comunque. Scarica nel vino, non male. Una. Vabbè, ma niente. Meglio che me ne vanno fermo. Ok. Ok. Usare Logos, raccogliere. Non può giocare cartazione. Sì, esatto, bravissimo. E... ok, ricerca curata. Quindi archivia uno. E tempo invertito. Ah, vedi perché aveva scaltato? E last time. Ha invertito il mazzo con il cimitero. Ha fatto, è una ottima mossa perché adesso è una delle prossime carte che pesca per forza. O è l'unica che è rimasta nel mazzo. Esatto. Perché potrebbe anche darsi. Chiama Brobnar. Vediamo un po' i Brobnar cosa riescono a tirar fuori. Metà romagnolo, metà italiano. Cioè, essendo grossi, esatto. Penso. Che... Perché ricordiamolo, più grosso è più meglio. E i Brobnar prendono tutto questo molto letteralmente. Molto seriamente. Bene, spacca. Spacca. Che abbiamo subito un Ambra che non si sa mai. Può utilizzare tutti per menare. Non ho capito. Vabbè, non si sa mai che non si suicidi il Noddy. Non so perché. E perché è stannata? Chi? È male? Per effetto di cosa? Ah, è vero, per... Di... No, allora non è spacca, come non mi ricordo come si chiama. No, sì, è spacca. È spacca, ok. È spacca, o stunna? Ah, è quello che stunna, non è quello che chiama un Ambra, no. Ok. Va bene, passa il turno così molto semplicemente. Si chiama Sanctum. Ale ha perso un turno. Cavaliere devoto sul fianco. Cavaliere devoto non è mai male. No, un 6-2. Secondo me Cavaliere devoto non è che due più volte mai. È abbastanza testardo e soprattutto nella nuova espansione non c'è, vero? Cioè nella nuova, nell'ultima che c'è disponibile. No. Perché altrimenti sarebbe troppo sgravo con la carta che dà più 2 a tutti quelli sul fianco. Sai no, perché nella nuova espansione hanno aggiunto molte carte che infliggono pochi danni ma ti possono spostare. Cristiano ha catturato uno. Sì, con raccolto di Sequis. Come ha fatto a raccogliere con Sequis? L'ha ripristinato. Sì, a quanto pare sì. Non si sa con cosa. È scritto qua. Ci siamo persi qualcosa. Sequis. Ah sì, ispirazione. Ispirazione, immaginavo. Perché aveva rimasto una sola carta nel mazzo. Ah giusto, quindi ha dovuto rimischiarlo. Di nuovo Ombre utilizza Noddy per togliere un Ambra. Va in check.
va oltre al check perché sega le gambe alla madre, yeah, finalmente distrugge, con distrugge una catalaneggiata, ruba uno e prende uno giustamente e gioca Monello. E Monello, già che c'era Uccin in inglese, Monello, che nome di merda, porca troia. Va bene, Aria dichiara check e passa il turno tranquillissimamente. Cristiano, vediamo tocca al buon Cree di fare. Vai Cree, il nostro campione italiano contro il campione del Vulture. Non si sono mai incontrati in torneo, ricordiamo, e sono i loro due mazzi, diciamo così, preferiti. Cioè, uno è il vincitore Vulture e quell'altro è uno di quelli che è stato portato all'italiano e uno, okay, di quelli più bannati perché è fastidioso. Al Grand Championship si giocano tre succube, mazzi. Diciamo di succube, controllare i deboli. Deboli con Suburbna. E scalta... Utilizza. No, di scalda. Ah, la scarta quella? Scarta. Ci vede che non gli è utile. Usa alzati, prende la madre e passa così. Non ho capito perché ha scartato cristalli. Ah, perché avrebbe distrutto la sua creatura, effettivamente. Esatto. Giustamente. Allora, poteva giocare la programma. Ovviamente Are, come deciso da Cristiano, sceglie Bromna. Vediamo come è messo a Bromna. Comunque due contro le wiki, un mazzo fastidioso. Ce ne sono... Quattro. Mi sa che ne ha quattro, sì. Quattro. È veramente tosto. È veramente, veramente tosto. Già dei 4 tiny. Porca troia. Ma lascia fare. Ma lascia fare. Il 4 per la calta. Voglio il 4 per di quello. Utilizza spacca. Penso per uccidergli. No. No. Ah, fine raccoglie e finire di codarne. Giustamente. Distrugge. No, ok. Pensavo togliesse dal check. Buono. E intanto ricordiamoci che Ale ha forgiato la prima chiave. Sì, prima. Ed è di nuovo 7. Ed è di nuovo 7. Ale, e vabbè, bello, bello anche il fabbro. È per cui diciamo veramente che... mosse bellissime, mosse molto veloci. Diciamo che il Bobnal di Ale è veramente... Allora, fermiamoci un secondo perché ha giocato veramente tante carte anche... Allora, ha giocato... Ha la madre. La madre. Ha ovviamente. Giocato la stella Tempesta di Lampi. Tempesta di Lampi, non può, non può giocare azioni. E poi ha giocato ricerca accurata per archiviare un'altra carta. Ora è di nuovo il turno di Are. Vediamo cosa succede. Brobrar di prima non è stata una gran scelta da... Ha forgiato la seconda. Ovviamente si rimane a un'amba. E purtroppo Cristiano non ha fatto una gran scelta con Brobrar. Quindi chiama Diso. Pit Demon. Arriva il demone della demone fossa. Demone della fossa. Poi... Poi... Anche se andasse in cerca potrebbe... Shure. Poi sbagli uno effettivamente. E vai. Finalmente. E l'ha usato qualcosa. Finalmente ce l'ha fatta. Sono le carte. Così. Va bene, va bene. Passo così. Non ha una grandissima mano. L'altro invece ha una carta in più. Sì. Quindi la differenza di due carte in mano. Anche l'archivio. Non è po... È più l'archivio. Non è poco. È veramente... Ah, gioca a mano di Diso. E spacca ovviamente. Spacca Demone della Fossa che gli dà molto fastidio. Che poteva rubare uno. Ha giocato il Tenebrew, quindi perde 3. Ma se viene distrutto e gioca contro le Wick e chiama Ombre. Perché Ombre? È strano, perché Ombre? Cioè, Ombre in questo caso è a casa che... Beh, oddio, forse avendo solo due Ombre. Può essere sì per quello. E perché poi così gli limita comunque il campo. Forse le ombre anche perché non farma così tanto, forse quanto Brobnar. Sì. Però può farmare comunque. Con tipo mano spettacolare, okay, che hai visto la partita di prima. Ha giocato qualcosina. Ha giocato... Ah, ok. Quindi... Si è rifatto la mano, giusto? Sì. L'impero alter ego. Ha scartato praticamente... Ha tutta la mano e l'ha ripescata. Non aveva ombra in mano. Però ha con questa carta qui ottimo. Magda ottimo. E gli ha rubato proprio quelle due che, cioè, che aveva. Gli mancava. Se avesse una carta con un'ombra stampata avrebbe... Non è riuscito ad andare in check. E Magda è rischioso da tenere in campo. Perché comunque ti riporta, cioè, di nuovo. In questo caso Cristiano potrebbe andare in check con niente, semplicemente facendosi schiantare lui e schiantando lei. È vero, schiantando Magda e il suo stesso Tenebrew. Ne andrebbe a 7 ambre. Ok, okay. Mano di Diz. Quindi ci ha tolto il ciccione dei Brobner, che in realtà era combatte. Molto poco utile. Vabbè, perché certo ha combattuto? Ah beh sì, giustamente. Perché combatte. se muore è importante. Ha preso 5 danni in modo che poi combattendo di rane per ne 7. Esatto. Contro le Wick di nuovo su ombre. Quindi abbiamo visto tanti contro le Wick in questa partita. Ah, è un mazzo praticamente, sì, basato su quello. Si è svuotato la mano. Sì.
E basta. E tocca a Dale. Tocca di nuovo a Dale. Che è a 5. È a 5 ambre. Però... a un ambra dalla vittoria. Siamo... basta, in realtà basterebbe che raccogliesse con Magda e vediamo sì, cosa succede. Sì, però se Magda viene distrutta prende... quello è vero. Però deve attaccare con due creature. Sì. O fargli 4 danni in qualche modo. Che è lui al momento in campo non ha le creature per fare questa cosa qua. Raccoglie con Magda. Ovviamente. Gioca bait in switch. Quindi non, succede, non succede nulla. Fa nulla. Non succede nulla. L'ha buttato. L'ha buttato così. Giusto per ciclare. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Adesso è... e concede. Finita. Anche la seconda partita, vedi, te l'ho detto che è riuscito a vincerla. Vabbè, per quello. Perché, sì, perché non avendo due creature della stessa casa in campo, non poteva schiantargli Magda il Tovo. Comunque, spero che queste due partite vi siano piaciute. Ringraziamo i due campioni. Ricordiamo Cristiano, campione italiano 2019, Grand Championship 2019, e Ale, Alessio, che lo conoscono, lo conoscono già. Alessandro, Alessandro, non è Alessio? Alessandro. Sicuri? Sì. Alessandro. Cioè qua si chiama Alesto. Perché si chiama Alessandro, il cognome è Storti. Ale Sto, che sembra Alessio. No, sì, ma perché? Perché se cambi la T... Ale, la prossima volta che vedi Jack prenderai un coppino. Però te poi glielo do anch'io. Comunque ringraziamo i due campioni per essere stati con noi. E per queste le... del Voltour. Di? 2010? 7. Giustamente, perché... si sa che chi forge anni che esiste, lo sappiamo tutti. 10 anni fa giocavo io. Io quando ero piccolo io, sai quante. Sì, sì, beh, quante partite abbiamo giocato, abbiamo vinto anche dei mondiali. Va bene ragazzi, comunque vi ringraziamo per la visione, mi raccomando, like, condivisione, noi ci vediamo in un prossimo episodio, ciao a tutti. Ciao.